Potevi andare a fare esperienza, magari qualche altra categoria, ma la società ti ha confermato nell'organico. Sì, sicuramente io quest'estate ho riflettuto, però ovviamente con una proposta di una riconferma nella mia città, dopo un anno come l'anno scorso, dove a 360 gradi io ho vissuto ogni singolo istante, anche a livello di contatto col pubblico, mi piace. E un allenatore quest'anno come Gianni è impossibile non cogliere quest'altra immensa occasione che ho. Ha voluto lui lavorare molto con i giovani e quindi siamo nelle condizioni giuste per poter tentare qualcosa davvero di serio quest'anno. Assolutamente sì, sarà sicuramente un'opportunità immensa per me di vivere un'altra esperienza incredibile e di crescere tanto, assolutamente allenamento dopo allenamento. Se in qualche scivolata, perché non ti si infila di nuovo una scheggia nella coscia, va tutto bene lì, siamo a posto? Sì, sì, c'ho... Già l'anno scorso potevi giocare qualche minuto in più verso la fine stagione. C'ho, diciamo, il segno indelebile, ma anche quello è un ricordo non positivo, però diciamo che mi rimarrà tutta la vita. Tutto fa esperienza, è proprio qui che dovrai crescere. Assolutamente sì, e qui ho l'opportunità di crescere con un allenatore, come ho già detto, come Gianni, e attorniato da ragazzi giovani con comunque già un bel bagaglio di esperienza che possono darmi una mano, una grande mano. Cosa chiederai questa tua stagione? Io un po' come l'anno scorso, e ho intenzione di impegnarmi sempre al 100% ovviamente, e non chiedo solamente di vivere a me stesso, chiedo di vivere al 100% questa esperienza come ho fatto l'anno scorso e basta, insomma, è una bella responsabilità, una riconferma. Pisaresi continua nel suo ruolo di chioccia per te. Vabbè, sicuramente, e ho una gran fortuna ad avere lui che può darmi consigli, anche perché dopo un'estate così come ha fatto con i giochi del Mediterraneo, conquistando l'oro e tutta l'estate in nazionale, sicuramente ha un bagaglio tecnico e tattico che per me può essere una fonte incredibile.